Sì, eccoci, Daniele Valeri, che ovviamente anche gli chiude senza problemi il doppio, però non il doppiatino, è un po' bastardo questo doppiatino qua iniziale, queste due ups. Adesso sta anche lui effettuando la tecnica di guida, praticamente romana, ha consigliato di arrivare all'ultimo, non effettuare manovre di riapertura del gas, staccare all'ultimo, entrare, attraversare, già a metà curva avere la possibilità di aprire completamente il gas per uscire, cioè niente doppi movimenti, massima concretezza, minima dispersione di energia, ovviamente un attimino più di lavoro tecnico da parte del pilota, però è la via per diventare numero uno o comunque giocarsi per essere, piuttosto arrivare un attimino lunghi, tanto poi si impara, come lungo non c'è la possibilità, ma può sempre ripartire. Sentiamo Franco. Prima, bene, però ha cominciato, non si è spostato, quindi è andato a finire là, è andato due metri. Se uno la fa bella pulita all'interno, lo frega e se ne va. Di lui, adesso non cerca a freiner più tard. Si fa un gros freinage droit, pas en biais, droit, e après qui vire intérieur. La frenata adesso la fai molto meglio di prima, bella decisa. Però dice devi cercare di frenare più dritto, no? E poi fare la curva, quindi all'interno più che puoi, niente gas, bello dentro e poi acceleri. Nous ce qu'on veut voir c'est un beau freinage. Noi vogliamo vedere una bella frenata. Fait un beau virage extérieur, mais nous on veut voir un beau freinage. Noi vogliamo vedere una bella frenata e che sta all'interno. Giro prima, eri stato e poi non hai fatto tutta la curva con e chi resta bien, quando si dà gas si dà costantemente quando freni bello un po' su dietro in modo che la moto diventa più stabile, va bene? Riprova appena staccata così, però cerca di farla più dritta e occupa di vediamo che riparte Valeri. Cioè, ricordiamo questo ragazzo ha dominato la Q3, ma c'è sempre da imparare per diventare numero uno, è importantissimo seguire le accademie dei migliori piloti che esistono al mondo e comunque coadiuvare i nostri migliori piloti, Enrico Ventura. Ovviamente uscendo più veloce potrebbe anche riuscire ad avere la velocità per chiudere le prime due ups, che sembrano una sciocchezza, lo sono, ma tendenzialmente difficilmente si arriva con la velocità sufficiente per chiuderle. Ricordiamo, questi ragazzi non hanno un 450. Adesso fra poco toccherà Paolino Galizzi. Vediamo il padre Alessandro Galizzi che sta cercando un ottimo lavaggio del cervello, perché il Paolino ha deciso a tentare di chiudere anche questo doppiato. Vediamo se ce la fa. Se ha la stessa grinta che aveva il padre, la vediamo grinta. Ecco, costante, scalato, centro curva, perfetto, uscito la sua posizione. Poteva quasi tentare di riuscire a chiudere. Vedete, è importantissimo noleggiare il crossodromo, perché in questo modo è possibile scomporre la pista in piccole parti e quindi permettere ai giovani piloti di eseguire sempre la stessa parte di tracciato e quindi prendere confidenza con essa. Signori, crossodromi di 2 km sono lunghi, cioè un pilota non riesce a prendere confidenza con una curva perché deve correre per altri 2 km prima di trovarla, non trova la stessa posizione. La parola Franco che traduce ciò che ha detto Romano. Sei andato troppo presto sull'acceleratore e la moto ha cominciato a spingerti fuori. Quindi riprovi. Puoi col ferro après se li fatighi come io. Già fai ancora una volta. Tieni la corda e poi vediamo che per le accademie i piloti devono essere seguiti da un meccanico ed è seguito da un meccanico che ha la funzione di rimettere perfettamente a posto le moto per il giorno successivo. Fino all'interno adesso, della curva, bello pulito, e poi Paolo Galizzi ci mostrerà la sua bravura. Intanto vediamo l'ultimo passaggio. E chiudilo, ma
volta, mi sono distratto un attimo, avete visto, uscendo bene, quasi riuscito a chiuderlo. Ovviamente fate conto che Valeri ha un notevole peso, è da una parte la sua forza come pilota, dall'altra lo penalizza abbastanza nell'acquisire velocità in uscita a curva, perché ovviamente deve accelerare una massa abbastanza imponente. Ed ecco Paolo Galizzi che si affretta l'entrata, il rumorino, nonno santo e papà Alessandro hanno dato il piccolo a Torino, eccolo chiuso, olè. La faccia preoccupata del papino, azzirula. Facciamo finta di no. Grande Ale, sta andando bene. Vediamo che scarica tutto quello che può. Bell'entrata c'è. Sono distratto perché ha una grinta questo ragazzino spettacolare. Ragazzi, è riuscito a chiudere il secondo doppio. Che cilindrata è Ale comunque, la cubatura? 90. Con un 90, cioè signori, non è facile, bisogna tenere aperto, il motore non l'ha mai mollato sulla salita. Calcolate, dato un po' più cauto sul doppiettino, orca. La moto regge. Gli ho detto, o lo fai o non lo fai, e arriva a metà, sto ciprullo. Papiro, è difficile, eh. Sta migliorando giro su giro. È arrivato un po' lungo, probabilmente. Beh, chiuso, dai. È una stretta ai bulloni. Eccolo che arriva. Se quando non ce la fa perché gli si scompone il mezzo e quindi non può dare tutto gas, avete visto qua le botte prendono, guardate che i mezzi prendono delle botte veramente forti quando non si chiude il doppio, e ovviamente anche il pilota. Ecco l'altro pilotino che si appresta, ecco il Paolo Galizzi che sta cercando di investire il cronista. Grande Paolo, guardate lo sguardo aggressivo del pilota. Il mezzo sano, consigli li lasciamo, praticamente Alessandro sta consigliando al ragazzino che se lo vuoi fare salto fallo, ma non arrivare con indecisione, cioè nei doppi i salti vanno affrontati. Eccolo qua, abbiamo dato il nostro contributo da vecchietti, una spinta. Questo ragazzino è fisicamente un pochettino un po' più vecchio di Paolo, tuttavia la gestione del mezzo del Suzuki e la TZ400 per lui è molto impegnativa, perché diciamo che il suo corpo è un filino in incidente la sua forza fisica rispetto a quella che ci vorrebbe per dominare il mezzo, magari anche quando salta. Comunque non si tira indietro. Ovviamente è difficile avere la forza fisica per portare questo mezzo. È arrivato un po' lungo, un po' di indecisione, non ha la sicurezza ancora per portare il doppio, ma vedrete che alla fine di questi due giorni non so se chiuderà anche il primo doppietto, ma il secondo lo chiude sicuro. Un po' troppo lunghetto, ma comunque sta andando bene. Indecisione sul primo doppietto, poca convinzione sul secondo. Ricordiamo che il ragazzo comunque prende un notevole impatto quando a non chiudere il doppio, signori, cioè proprio chiudere un doppio vuol dire non accorgersi neanche di averlo fatto, non chiuderlo vuol dire atterrare in salita, veramente un impatto grosso, e i ragazzini ancora non hanno la forza muscolare
di un uomo, ovviamente. Per quanto siano più resistenti, più elastici. Pochettino più aggressività nell'entrata a curva, nella gestione contro terzo, è possibile che ciò dipenda anche soprattutto dal troppo peso della moto rispetto al peso del pilota, questo è possibile. Fate conto che questo mezzo pesa più del mezzo di Valeri, ma il pilota pesa un terzo di Valeri. Che aggressività, questa volta ci siamo un po' in ritardo alla partenza della staccata, ma ha recuperato di gas. Oh, là là. No, lui sicuramente ce l'aveva data quando era venuto, però io non mi ricordo, sai, sì, lo facciamo, poi vediamo. Ora che Roma anche lo ferma, adesso parlerà con Franco e trasmetterà al pilota i consigli per l'azione. Ecco, seguiamo Franco, fa da interprete. Buona un petit. Andiamo a bere qualche cosa, oui, oui. Poi dopo oui, oui. Andiamo dentro là e fate quello che non facevate prima. Frenate al posto giusto, va bene? E allora pilotino, com'è andata? Bene. Sei contento? Sì. Era un po' emozionato anche. Forse. L'importante è che ci dai manciate di gas, come direbbe il presidente Simonini. E allora, c'è che adesso una bella cioccolata e poi rientri in pista, ok? Grande pilotino! I signori sono spettacolari.